Pronto? Ciao? Ma mi senti? Sì, Come stai? bene, bene, non siamo in diretta, vero? No. Siamo in diretta. Sono in diretta! Ah, ciao, bene. Allora, io sarò breve perché non voglio farti perdere tempo, piuttosto preferisco sentirti altre volte se sarai d'accordo. Io volevo chiederti, oggi cominciamo con una domanda che mi sta a cuore, il tuo rapporto con gli animali e con la natura in generale. Allora, il mio rapporto con la natura e con gli animali, devo dire, è molto, molto bello e intenso. Da sempre ho avuto a che fare con gatti, cani, insomma, mi sono sempre trovata a contatto diretto con la natura anche. Sì, un rapporto bellissimo e anche direi di ispirazione nel tempo, quindi riportando alla mia attività creativa, ricordo spesso momenti di ispirazione. Grazie alla natura, luoghi anche magici scoperti in quel dell'Italia e dell'Europa. Quindi in qualche modo gli animali e la natura in generale influiscono sulla tua musica? Assolutamente, perché attraverso il contatto diretto con la natura e con gli animali io riesco a ritrovare diciamo, la connessione pura con la fonte primaria mia di creazione, quindi credo che sia un contatto puro, diretto, così come con i bambini, che permette assolutamente di ritrovare se stessi e quindi di veramente connettersi con l'aspetto interiore più spontaneo di se stessi, quindi spesso ricerco questo contatto. Ecco, una domanda che per quanto mi riguarda è la naturale conseguenza. Il tuo rapporto invece con la spiritualità. Ecco, tu sai che personalmente ho un determinato percorso, insomma un po' all'orientale, diciamo, sono anche vegetariano, che comunque in qualche modo si riallaccia ovviamente al mio amore per gli animali, e volevo conoscere il tuo approccio alla spiritualità in generale. Molto positivo e naturale. Io ho avuto la possibilità e la fortuna di incontrare delle persone con le quali ho potuto condividere un percorso di soprattutto anche meditazione e tecniche orientali, in particolare quelle di Osho. E sono stati 5 anni intensi della mia vita in cui ho potuto non solo conoscere le tecniche, ma anche vivere degli aspetti della meditazione e della spiritualità in modo assolutamente, devo dire, semplice, perché diciamo, il messaggio che a me è arrivato poi personalmente da tutta questa esperienza è stato appunto la ricerca di un equilibrio nel mezzo, cioè il fatto di, almeno perlomeno dal messaggio che mi arrivava da quelle tecniche, era quello di non astrarsi dalla realtà, ma rimanere nella realtà attraverso una visione insieme più aperta, no? E che ti mettesse in contatto con la tua purezza, con la tua semplicità, no? Nel mondo, oltre a qualsiasi schema e mentale che spesso ci viene imposto anche dalla società odierna. Quindi il mio rapporto è stato molto, molto semplice, spontaneo, naturale e fortunato, devo dire, perché spesso il messaggio spirituale viene un po', secondo me, travisato, comunque mandato diciamo, in termini non esattamente corretti, no? Quindi secondo me è importante trovare dei punti di riferimento, delle guide, delle persone che riescono a condividere assieme il percorso in modo assolutamente semplice e naturale. E io sono stata fortunata da questo punto di vista, quindi ho meditato per tanti anni, ho vissuto questa esperienza e ogni volta che mi viene chiesto, no, come meditare, come sono queste tecniche, io consiglio sempre di viverle in prima persona, perché per ogni persona credo sia diverso, no? E questo è quello che posso dire rispetto alla mia semplice esperienza, ecco. Grazie. Un'ultimissima domanda, a cosa stai lavorando, professionalmente? Quali sono i tuoi progetti attuali? Allora, io dopo un Sanremo di molti anni fa, ormai di 7 anni fa, sono tornata dopo un periodo di pausa con un nuovo progetto. E è uscito il 20 dicembre il singolo di anticipo del progetto discografico che si chiama Chiamami per nome, si può trovare su internet. E stiamo continuando a lavorare con la mia produzione a nuovi brani e in vista ci saranno non solo concerti live,
live streaming, ma anche, diciamo, un prossimo EP che seguirà al singolo già uscito. Quindi. Perfetto, quindi ci aggiorniamo, ci dirai qualcosa di più alla prossima radio intervista, se sei d'accordo. Volentieri, volentieri. Molto. E poi comunque vi seguirò. Ti ringrazio molto e comunque volevo dire pubblicamente che sono stato veramente tanto conoscere, sì, buonanotte, tanto contento di conoscerti. Ringraziamo Rossella perché comunque ti ho conosciuta grazie a lei, insomma sono veramente contento di averti conosciuto. Anche per me, vi ascolterò veramente attentamente perché trattate dei temi molto utili, importanti e che condivido. Ti ringrazio, a volte siamo noiosi, sai, io poi faccio queste lunghe dirette di ore, quindi quando ti annoi spegni. Ok? Va bene. Va bene. Allora, un abbraccio, buona giornata, grazie Sara. Niente, grazie. Grazie, ciao.